Neville Goddard. Cambiare il futuro con l'azione reale dell'immaginazione. 1. Pensare quadridimensionale. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Giovanni 14:29. Molte persone, me incluso, hanno potuto osservare gli eventi prima che essi accadessero, cioè prima che accadessero in questo mondo di tre dimensioni. Dal momento che l'uomo può osservare un evento prima che questo accada nelle tre dimensioni fisiche, la vita sulla Terra deve necessariamente procedere secondo un piano. E questo piano deve esistere altrove, in un'altra dimensione, e in seguito muoversi lentamente attraverso il nostro spazio. Se gli eventi che accadono non erano in questo mondo quando venivano osservati, in modo perfettamente logico si deduce che essi devono essere esistiti fuori da questo mondo. E tutto ciò che è lì e che può essere visto prima che accada qui deve essere predeterminato dal punto di vista dell'uomo sveglio in un mondo tridimensionale. Così sorge spontanea la domanda: siamo in grado di alterare il nostro futuro? Il mio scopo nello scrivere queste pagine è indicare le potenzialità insite nell'uomo, per dimostrare che egli può modificare il suo futuro. E così modificato, il futuro, la realtà, creerà una nuova sequenza deterministica, cioè una nuova catena di eventi oggettivi, proprio a partire dal punto di interferenza. Si creerà, cioè, un futuro che sarà coerente con l'alterazione. La caratteristica più notevole del futuro dell'uomo è la sua flessibilità. Essa è determinata più dal suo modo di pensare, dalle sue attitudini, che dalle sue azioni. La pietra angolare su cui si basano tutte le cose è l'idea che l'uomo ha di se stesso, il modo in cui egli si pensa. Egli agisce nel modo in cui agisce e ha le esperienze che ha, perché quello è il suo pensiero di se stesso, l'idea che ha di sé, e per nessun altro motivo. Se avesse un diverso concetto di sé, agirebbe diversamente. Un cambiamento dell'idea di sé, perciò, altera automaticamente il suo futuro. E un cambiamento di qualsiasi tipo nella sua futura serie di esperienze altera viceversa la sua idea di sé. Gli effetti del suo modo di pensare, che l'uomo considera in genere come insignificanti, sono invece considerevoli. Pertanto l'uomo deve rivedere la sua stima dei suoi modelli di pensiero e delle sue credenze e riconoscerne il potere creativo. Tutti i cambiamenti avvengono nella coscienza. Il futuro, anche se curato in ogni dettaglio in anticipo, contiene in sé diversi risultati, differenti possibili varianti, differenti possibili futuri. In ogni momento della nostra vita abbiamo davanti a noi la possibilità di decidere quale dei vari futuri scegliere. Ci sono due prospettive reali sul mondo che ognuno di noi possiede: una prospettiva naturale e una prospettiva spirituale. Gli antichi maestri hanno chiamato la prima la mente carnale e la seconda la mente di Cristo. Possiamo chiamare la prima ordinaria coscienza di veglia, governata dai nostri sensi, e la seconda immaginazione controllata, governata dal desiderio. Riconosciamo questi due centri distinti di pensiero nella seguente affermazione: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Corinzi 2:14. Il punto di vista naturale confina la realtà al momento chiamato ora. Per il punto di vista naturale, il passato e il futuro sono puramente immaginari. D'altro lato, il punto di vista spirituale, invece, vede i contenuti del tempo. Vede gli eventi come oggetti distinti e separati nello spazio. Il passato e il futuro sono un tutto presente allo sguardo spirituale. Ciò che è mentale e soggettivo per l'uomo naturale, per l'uomo spirituale, è concreto e oggettivo. L'abitudine di vedere solo ciò che i nostri sensi ci permettono di vedere ci rende completamente ciechi verso quello che potremmo vedere guardando in modo diverso. Per coltivare la facoltà di vedere l'invisibile,
Dovremmo perciò deliberatamente districare le nostre menti dall'evidenza dei sensi e focalizzare la nostra attenzione su uno stato invisibile, percepirlo mentalmente e intuirlo fino a quando non si manifesta in tutta la chiarezza di realtà. Il pensiero concentrato in una particolare direzione chiude fuori altre sensazioni e le induce a scomparire. Non dobbiamo fare altro, perciò, che concentrarci sullo stato desiderato per vederlo. L'abitudine di ritrarre l'attenzione dalla sfera della sensazione e concentrarla sull'invisibile sviluppa il nostro punto di vista spirituale e ci permette di penetrare al di là del mondo dei sensi e vedere ciò che è invisibile. Perché le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Romani 1:20. Questa visione è completamente indipendente dalle facoltà naturali. Svegliala e scuotila. Senza di essa, queste istruzioni sono inutili, perché le cose dello spirito si giudicano spiritualmente. Un po' di pratica ci convincerà che possiamo, controllando la nostra immaginazione, rimodellare il nostro futuro in armonia con il nostro desiderio. Il desiderio è la molla principale dell'azione. Non potremmo muovere un singolo dito se non avessimo il desiderio di muoverlo. Qualunque cosa facciamo, in realtà stiamo seguendo il desiderio che al momento domina le nostre menti. Quando rompiamo un'abitudine, è il nostro desiderio di rompere l'abitudine che è più grande del nostro desiderio di continuare l'abitudine. I desideri che ci spingono ad agire sono quelli che attraggono la nostra attenzione. Un desiderio non è altro che una presa di coscienza di qualcosa che ci manca o che ci è necessario per rendere la nostra vita più piacevole. I desideri hanno sempre un po' di guadagno personale in vista, e maggiore è il guadagno previsto, più intenso è il desiderio. Non c'è alcun desiderio completamente disinteressato. Dove non c'è nulla da guadagnare, non c'è desiderio, e di conseguenza non c'è alcuna azione. L'uomo spirituale parla all'uomo naturale attraverso il linguaggio del desiderio. La chiave per progredire nella vita e realizzare i propri sogni consiste nella pronta obbedienza alla sua voce. L'obbedienza senza esitazioni alla voce dell'uomo spirituale è l'assunzione immediata del desiderio esaudito. Desiderare uno stato è averlo. Come disse Pascal, tu non mi avresti cercato se non mi avessi già trovato. L'uomo, sperimentando l'emozione del suo desiderio soddisfatto, e poi vivendo e agendo con questa convinzione e in questa convinzione, modifica il futuro in armonia con la sua convinzione. L'acquisizione di una convinzione risveglia ciò che afferma. Non appena l'uomo acquisisce la percezione del suo desiderio soddisfatto, il suo sé quadridimensionale trova vie per raggiungere lo scopo, scopre metodi per la sua realizzazione. Non conosco definizione più chiara dei mezzi con cui realizziamo i nostri desideri di avere esperienza nell'immaginazione di ciò di cui vorremmo avere esperienza nella carne. Da questa esperienza nell'immaginazione, con la sua più ampia prospettiva, il sé quadridimensionale costruisce i mezzi necessari per realizzare lo scopo. Una semplice tecnica per cambiare il futuro. La mente indisciplinata trova difficile assumere uno stato che è negato dai sensi. Ti propongo qui una tecnica che rende facile acquisire gli eventi prima che accadano, o chiamare le cose che non sono visibili come se lo fossero. Ti propongo quindi una tecnica per cambiare il tuo futuro. Le persone hanno l'abitudine di trascurare l'importanza delle cose semplici, ma la semplice formula per cambiare il futuro che ti propongo è stata scoperta dopo anni di ricerca e di sperimentazioni. Il primo passo per cambiare il futuro è il desiderio. Questo significa definire il tuo obiettivo, sapere e individuare con precisione ciò che vuoi. Secondo, costruire un evento che sei convinto accadrebbe in seguito alla realizzazione del tuo desiderio.
un evento che implica il fatto che il tuo desiderio sia già stato realizzato. Terzo, tenere fermo il corpo fisico e indurre una condizione simile a quella del sonno. Il che significa sdraiarsi su un letto o rilassarsi su una sedia. Poi, con le palpebre chiuse e la tua attenzione focalizzata sull'azione che vuoi sperimentare nell'immaginazione, visualizza mentalmente e percepisci te stesso nell'atto di compiere l'azione desiderata, immaginando per tutta la durata della visualizzazione che stai realmente eseguendo quell'azione, nel qui e ora, che quell'azione che stai immaginando è la realtà che stai già vivendo. Devi partecipare sempre, in prima persona, all'azione che stai immaginando. Non devi limitarti a osservare te stesso, a guardare le cose da fuori. Devi sentire che stai, nella realtà, eseguendo quell'azione, in modo tale che la sensazione immaginaria sia per te reale. È importante ricordare sempre che l'azione che immagini deve essere un'azione che è conseguente, che segue la realizzazione del tuo desiderio. Inoltre, devi sentirti sempre dentro quell'azione, fino a quando essa non assume in tutto e per tutto la vividezza e la chiarezza di realtà. Un esempio. Supponiamo che tu desideri una promozione in ufficio. Ricevere le congratulazioni per la promozione sarebbe un evento che vivresti, cioè un evento che segue la realizzazione del tuo desiderio. Dopo aver scelto questo evento come l'azione di cui vorrai fare esperienza nell'immaginazione, rilassa il corpo fisico fino a uno stato vicino al sonno, ma in cui tu sia ancora in grado di controllare la direzione dei tuoi pensieri. Uno stato di attenzione, ma senza sforzo. Ora, immagina che un amico sia in piedi davanti a te. Con la tua mano immaginaria, stringi la sua mano immaginaria. Senti come la sua mano è solida e reale. Prosegui poi con lui una conversazione immaginaria in armonia con l'azione che segue la realizzazione del tuo desiderio. Non visualizzare te stesso a distanza, come se osservassi te stesso da un altro punto dello spazio e del tempo. Visualizza te stesso nel qui e ora, in prima persona, mentre compi l'azione. Come se lo spazio e il tempo in cui avviene l'azione fosse questo spazio e questo tempo. Come se fossero il qui e ora. Essi sono il qui e ora. L'evento futuro è già ora una realtà nel mondo quadridimensionale. Ed esso, il futuro, in questo mondo quadridimensionale, equivale già ora al presente nel mondo tridimensionale della realtà quotidiana. La differenza tra il sentirti nell'azione, nel qui e ora, e il visualizzare te stesso in terza persona, come se ti vedessi su uno schermo cinematografico, segna la differenza tra il successo e il fallimento. Comprenderai e apprezzerai la differenza se fai un piccolo esperimento. Chiudi gli occhi e visualizza te stesso, in terza persona mentre sali una scala. Osserva le sensazioni che provi. Ora immagina di salire la stessa scala in prima persona, vedendola proprio di fronte a te e iniziando a salire, passo dopo passo. Senti ora le sensazioni che provi mentre stai effettivamente salendo la scala. Desiderio, immobilità fisica vicina allo stato di sonno e azione immaginativa in cui predomina la sensazione di sé in prima persona nel qui e ora, sono non solo i fattori importanti per cambiare il futuro, ma anche condizioni essenziali per la proiezione nel futuro del sé spirituale. Se quando il corpo fisico è immobilizzato, entriamo nella piena acquisizione dell'idea di fare una determinata cosa, immaginiamo che la stiamo facendo qui e ora e manteniamo l'azione dell'immaginazione in questa esperienza fino a quando arriva il sonno, è probabile che riusciamo a risvegliarci dal corpo fisico per ritrovarci in un mondo dimensionalmente più grande, con un punto di vista dimensionalmente più grande, e compiere effettivamente ciò che desideriamo e immaginiamo di fare nella realtà in carne e ossa, perché stiamo effettivamente realizzando quell'azione nel mondo quadridimensionale. E la ricostruiremo, la rivivremo nel futuro in carne e ossa,
qui nel mondo tridimensionale. L'esperienza mi ha insegnato a circoscrivere l'azione immaginativa, a condensare l'idea che è l'oggetto della meditazione in una singola azione e a rivivere quella singola azione più e più volte, fino a quando non si ha la sensazione di realtà. In caso contrario, l'attenzione rischia di vagare, di disperdersi negli intrecci associativi, perché una folla di associazioni di immagini si presenterà alla nostra attenzione. Senza la focalizzazione su un'unica azione, in pochi secondi questa folla di immagini potrebbe condurci a centinaia di chilometri di distanza dal nostro obiettivo e lontano anni in ordine di tempo. Se decidiamo di salire una specifica rampa di scale, perché questo è il probabile evento che seguirebbe la realizzazione del nostro desiderio, allora dobbiamo circoscrivere l'azione immaginativa a quella specifica rampa di scale. Qualora la nostra attenzione si distogliesse da quella specifica azione e iniziasse a vagare, dobbiamo ricondurla al suo compito, l'azione di salire quella specifica rampa di scale e continuare a farlo fino a quando l'azione immaginativa assume tutta la solidità e la chiarezza della realtà. L'idea deve essere mantenuta nel campo della rappresentazione, senza che questa implichi eccesso di sforzo da parte nostra. Dobbiamo, con il minimo sforzo, permeare la nostra mente con il sentimento, l'emozione, del desiderio esaudito. Lo stato vicino al sonno facilita il cambiamento, perché favorisce l'attenzione senza sforzo. Non deve però essere spinto fino allo stato di sonno, in cui non saremo più in grado di controllare i movimenti della nostra attenzione. Piuttosto verso un moderato grado di sonnolenza in cui siamo ancora in grado di orientare i nostri pensieri. Un modo ancora più efficace per incarnare il desiderio è quello di vivere la sensazione del desiderio soddisfatto e poi, in uno stato di sonnolente rilassamento, ripetere più e più volte, come una ninna nanna, qualsiasi breve frase che presume la realizzazione del nostro desiderio. Per esempio potremmo dire «grazie», come se ci stessimo rivolgendo a un potere superiore, per ringraziarlo per quello che ha già fatto per noi. Se invece cerchiamo una proiezione cosciente in un mondo dimensionalmente più grande, dobbiamo azionare l'azione immaginativa e mantenere quell'azione specifica fino a quando non ci raggiunge il sonno. Fai esperienza con l'immaginazione, con tutta la chiarezza della realtà, di quello di cui vorresti fare esperienza con la carne nel momento in cui dovessi raggiungere il tuo obiettivo. E nel tempo lo incontrerai nella carne, come lo hai incontrato nella tua immaginazione. Nutri la mente con anticipazioni, cioè con affermazioni che presumi essere vere, perché le anticipazioni, gli assunti, benché non reali per i sensi, se persisti in essi fino a quando hanno la sensazione di realtà, si consolideranno in fatti. Per un assunto, tutti i mezzi con cui giungere alla sua realizzazione sono buoni. Esso influenzerà il tuo comportamento, ispirando in ogni cosa che fai i movimenti, le azioni e le parole che tenderanno verso il suo compimento. Cosa si intende per mondo dimensionalmente più grande? Per capire come l'uomo plasma il suo futuro in armonia con i suoi assunti, dobbiamo conoscere che cosa intendiamo per mondo dimensionalmente più grande. Poiché è in un mondo dimensionalmente più grande che andiamo per modificare il nostro futuro. L'osservazione di un evento prima che si verifichi implica che l'evento sia predeterminato rispetto al punto di vista dell'uomo nel mondo tridimensionale. Pertanto, per modificare le condizioni qui nelle tre dimensioni, dobbiamo prima modificarle nelle quattro dimensioni. L'essere umano non sa esattamente che cosa si intende per mondo dimensionalmente più grande e negherebbe senza dubbio l'esistenza di un sé dimensionalmente più grande. Ha abbastanza familiarità con le tre dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza. E se ci fosse una quarta dimensione,
ritiene che essa dovrebbe apparirgli altrettanto ovvia delle dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza. Una dimensione non è una linea. È un parametro che misura una cosa in modo completamente diverso da tutti gli altri parametri. Ciò significa che per misurare un solido in modo quadridimensionale, dobbiamo semplicemente misurarlo in qualsiasi direzione, escluse quelle della sua lunghezza, larghezza e altezza. Esiste un parametro con cui misurare un oggetto diverso dalla sua lunghezza, larghezza e altezza? Sì. Il tempo, per esempio, misura la mia vita senza impiegare le tre dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza. Non esiste una cosa come un oggetto istantaneo. Il suo apparire e scomparire sono misurabili. Essi durano per un preciso periodo di tempo. Siamo in grado di misurare la vita di un oggetto o di una persona senza utilizzare le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza. Il tempo è sicuramente un quarto modo di misurare un oggetto. Più dimensioni un oggetto possiede, più consistente, considerevole e reale diventa. Una linea, che si trova interamente in un'unica dimensione, acquisisce forma, massa e sostanza mediante l'aggiunta di altre dimensioni. Ma quale sarebbe la nuova qualità che il tempo, la quarta dimensione, darebbe a un oggetto tale da renderlo altrettanto nettamente superiore ai solidi quanto i solidi lo sono rispetto alle superfici e le superfici lo sono rispetto alle linee? Il tempo è uno strumento di cambiamento nell'esperienza, perché tutti i cambiamenti richiedono tempo. La nuova qualità del tempo è il cambiamento. Osserva che se si biseca un solido, la sua sezione trasversale sarà una superficie. Bisecando una superficie si ottiene una linea, e bisecando una linea si ottiene un punto. Ciò significa che un punto è una sezione trasversale di una linea, che a sua volta è una sezione trasversale di una superficie, che a sua volta è una sezione trasversale di un solido, che a sua volta, se portiamo il ragionamento alla sua logica conclusione, è una sezione trasversale di un oggetto quadridimensionale. Non possiamo evitare di considerare tutti gli oggetti tridimensionali come sezioni trasversali di corpi a quattro dimensioni. Il che significa, quando ti incontro, sto incontrando una sezione trasversale del te stesso quadridimensionale, il tuo sé quadridimensionale invisibile. Per vedere il tuo sé quadridimensionale, dovrai vedere ogni sezione trasversale o momento della tua vita, dalla nascita alla morte, e vederli come coesistenti. La mia attenzione dovrebbe entrare e vedere istantaneamente tutta la gamma di impressioni sensoriali che hai avuto sulla Terra, più tutte quelle che avresti potuto avere. Dovrai vederle non nell'ordine in cui sono state da te vissute, ma come un tutto presente, come un presente che avviene tutto insieme. Poiché il cambiamento è la caratteristica della quarta dimensione, dovrai vederle in uno stato di flusso, come un vivente, animato tutto. Se lo teniamo fissato con chiarezza nella mente, che cosa significa tutto questo nel mondo tridimensionale? Significa che se possiamo muoverci lungo la linea del tempo, possiamo vedere il futuro e modificarlo come desideriamo. Questo mondo, che riteniamo così solidamente vero, è un'ombra che possiamo attraversare e oltrepassare in qualsiasi momento. Esso è una sottrazione, o per meglio dire un'estrazione da un mondo più fondamentale e dimensionalmente più ampio. Un mondo più fondamentale, a sua volta estratto da un mondo ancora più fondamentale e dimensionalmente più grande, e così via all'infinito. L'assoluto è irraggiungibile con qualsiasi mezzo di analisi. Non importa quante dimensioni si aggiungano al mondo. Ogni individuo può dimostrare l'esistenza di un mondo dimensionalmente più grande, semplicemente focalizzando la sua attenzione su uno stato invisibile e immaginando di vederlo e percepirlo. Se rimane concentrato in questo stato, oltrepasserà il suo ambiente presente e si risveglierà in un mondo dimensionalmente più grande, dove l'oggetto della sua contemplazione sarà visto come una realtà oggettiva concreta.
E intuitivamente penso che se astraessimo i nostri pensieri e li spingessimo ancora oltre quel mondo dimensionalmente più grande, ancora oltre all'interno della nostra mente, potremmo accedere a una dimensione esterna al tempo, dove lo spazio diventa dimensionalmente più grande. E dovremmo quindi concludere che sia il tempo che lo spazio sono singoli racconti e che la storia della vita non è altro che la scalata di molteplici blocchi dimensionali. Gli scienziati un giorno spiegheranno perché l'universo è a blocchi dimensionali. Ma quello che interessa a noi, in pratica, è come usare questo universo a blocchi dimensionali per cambiare il nostro futuro. Per cambiare il futuro, abbiamo bisogno solo di considerare noi stessi in due mondi all'interno della serie infinita. Il mondo che conosciamo attraverso i nostri organi di senso e il mondo che percepiamo indipendentemente dai nostri organi di senso. 2. Gli assunti diventano fatti. Gli esseri umani credono nella realtà del mondo esterno, perché non sanno come focalizzare e concentrare i loro poteri per penetrarne la crosta sottile. Questo libro ha un solo scopo: la rimozione del velo dei sensi, il viaggio in un altro mondo. Per togliere il velo dei sensi, non dobbiamo fare un grande sforzo. Il mondo oggettivo svanisce nel momento in cui portiamo la nostra attenzione lontano da esso. Dobbiamo solo concentrarci sullo stato desiderato, al fine di vederlo mentalmente. Ma per consolidarlo in realtà, in modo che diventi un fatto oggettivo, dobbiamo focalizzare l'attenzione sullo stato invisibile, fino a quando non abbiamo la sensazione di realtà. Quando, tramite l'attenzione focalizzata e concentrata, il nostro desiderio sembra possedere la distintività e la sensazione della realtà, gli abbiamo dato il diritto di diventare un visibile fatto concreto. Un esercizio molto utile: fissare un oggetto. Se è difficile controllare la direzione della nostra attenzione durante uno stato simile al sonno, ci si può esercitare tenendo lo sguardo fisso su un oggetto. Si tratta di un esercizio molto utile. Non osservare la sua superficie, ma spingi lo sguardo al di là di ogni oggetto semplice, una parete, un tappeto o qualsiasi altro oggetto che possegga profondità. Immagina poi che in questa profondità che stai guardando e ascoltando si trovi ciò che vuoi vedere e aziona così la focalizzazione sull'evento che immagini sia successivo al tuo desiderio realizzato. Continuando a fissare l'oggetto, guardandolo al di là della sua superficie, concentrati su ciò che vuoi vedere e sentire fino a quando la tua attenzione non viene pervasa esclusivamente dallo stato immaginato. Alla fine della tua meditazione, quando ti svegli dal tuo sogno controllato a occhi aperti, ti sentirai come se fossi tornato da una grande distanza. Il mondo visibile che avevi chiuso fuori torna alla coscienza, e la sua stessa presenza ti informa che ti sei autoingannato a credere che l'oggetto della tua contemplazione fosse reale. Ma se tu sai e mantieni ben chiaro in mente che la sola e unica realtà è la tua coscienza, rimarrai fedele alla tua visione. E da questo atteggiamento mentale mantenuto con costanza e perseveranza, ti verrà data in regalo la realtà sensoriale della realtà mentale. E ti verrà dimostrato che tu hai il potere di dare realtà ai tuoi desideri. Il potere di far diventare i tuoi desideri concreti fatti visibili. Definisci il tuo ideale e concentra tutta la tua attenzione sull'idea di identificarti con il tuo ideale. Assumi la sensazione di essere quell'ideale. Percepisci già adesso con la tua mente la sensazione che sarebbe tua qualora il tuo ideale si incarnasse nella realtà. Con la certezza che vivendolo nella tua mente, il tuo ideale è già incarnato nella realtà. Poi vivi e agisci sulla base di questa convinzione, di questo assunto. Questo assunto, anche se negato dai sensi, diventerà realtà se persisterai in esso, se resterai convinto e centrato in esso.
Analisi del risultato. Le conversazioni mentali. Verrai a conoscenza di quando sarai riuscito a fissare lo stato desiderato nella coscienza, semplicemente osservando mentalmente le persone che conosci. Nei dialoghi mentali, cioè quando immagini di parlare con gli altri e gli dici quello che gli vorresti dire veramente, sei naturalmente meno inibito e più sincero rispetto alle conversazioni reali. Perciò l'opportunità di condurre un'autoanalisi sui risultati raggiunti ti viene offerta proprio dalle tue conversazioni mentali con le altre persone. Quando cioè resti sorpreso di te stesso, del tuo atteggiamento, durante una conversazione mentale con altri. Se mentalmente continui a vederli e a dialogare con loro sempre nello stesso modo, ciò significa che non hai cambiato il tuo concetto di te, perché tutti i cambiamenti delle concezioni di sé si traducono in un cambiamento di relazioni con il mondo. Nelle tue meditazioni permetti agli altri di vederti come ti vedrebbero qualora il nuovo concetto di te stesso diventasse un fatto concreto. Permetti agli altri di vedere il cambiamento che hai già ottenuto, la nuova persona che sei già diventato. Mostrati sempre agli altri, mentalmente e poi sempre più realmente, come l'incarnazione dell'ideale a cui aspiri. Pertanto, nella meditazione, quando contempli gli altri, dovresti riuscire a vederli mentalmente come loro ti vedrebbero fisicamente qualora la tua nuova idea di te stesso diventasse un fatto oggettivo. In altri termini, durante la meditazione, immagina che gli altri ti vedano esprimere realmente ciò che tu vuoi essere idealmente. Se assumi di essere ciò che vuoi essere, il tuo desiderio è compiuto. E nel compimento ogni desiderio si realizza, poiché in esso si dissolve, si risolve, manifestandosi in realtà. Non puoi continuare a desiderare ciò che hai già realizzato. Operando in questo modo, perciò, continuando a vivere mentalmente ciò che vuoi realizzare realmente, vivendo nella mente la realtà come se già fosse realizzata, il tuo desiderio non è più qualcosa che fatichi a soddisfare, perché esso diventa semplicemente il riconoscimento di qualcosa che già possiedi, l'assunzione della percezione di essere ciò che desideri essere. L'assunzione porta al riconoscimento, il riconoscimento al compimento. Credere ed essere sono una cosa sola. L'ideatore e ciò che viene ideato sono una cosa sola. Perciò il modo in cui concepisci te stesso, il modo in cui immagini di essere, non può mai essere né lontano né vicino. Per il semplice motivo che anche la vicinanza, come la lontananza, implica separazione. La verità, invece, è che realtà mentale e realtà fisica non sono mai separate, ma sono sempre una cosa sola. Ideale e reale sono una cosa sola. Immaginazione e realtà sono una cosa sola. Quando tu immagini di essere, tu già sei. Quando credi, sei. Non sei né lontano né vicino a essere. Tu sei. Se puoi credere, ogni cosa è possibile per chi crede. Essere è già la sostanza delle cose che si spera di essere, l'evidenza delle cose ancora invisibili. Anche sperare significa già creare. Puoi ben intuire però quanto sia più potente una realtà che non si limita a essere sperata, ma che viene già sempre vissuta come reale. Se tu assumi di essere ciò che vuoi essere, allora vedrai gli altri nel modo in cui essi ti vedranno quando sarai, poiché ciò che sarai lo sei già. Se invece è il bene degli altri che desideri, allora in meditazione devi immaginare questi altri, o una specifica persona se desideri il bene per una specifica persona, come se già fossero quello che è tuo desiderio essi siano. Infatti è attraverso il desiderio che si supera la dimensione presente, e la strada della realizzazione del desiderio è abbreviata nel momento in cui si fa esperienza nell'immaginazione di ciò di cui si vuole fare esperienza nella carne, agendo con l'immaginazione in modo da diventare già l'incarnazione dell'ideale che si desidera essere. Ho affermato che l'uomo ha davanti a sé in ogni momento la scelta di quale dei vari futuri incontrerà. Da questo sorge una domanda.
Ciò significa che le esperienze di ogni individuo sono già predeterminate, cosa che l'osservazione di un evento prima che si verifichi implica. Intendo allora precisare questo punto. Come si cambia il futuro? Precisazioni ed esempi. La capacità di cambiare il futuro apparirà più chiara agli occhi della ragione se paragoniamo le esperienze di vita sulla Terra a questa pagina. L'uomo fa esperienza degli eventi sulla Terra singolarmente e sequenzialmente, nello stesso modo in cui tu stai facendo esperienza delle parole di questa pagina. Immagina che ogni parola in questa pagina rappresenti una singola impressione sensoriale. Per capire cosa intendo dire, focalizza la tua attenzione sulla prima parola nell'angolo superiore sinistro. Quindi sposta la tua attenzione dalla parte in alto della pagina alla parte in basso, scorrendo lo sguardo lungo le righe, sulle singole parole in sequenza. Nel momento in cui i tuoi occhi raggiungeranno l'ultima parola di questa pagina, ricaverai il significato che io ho dato a queste parole, ponendole in una data sequenza. Supponiamo invece, guardando la pagina, che le parole presenti su di essa fossero mobili e che tu abbia deciso di riorganizzarle. Potresti perciò, riorganizzandole, raccontare una storia completamente diversa. A dire il vero, potresti raccontare molte storie diverse. Un sogno non è altro che un pensiero quadridimensionale incontrollato, o la riorganizzazione incontrollata sia delle passate che delle future impressioni sensoriali. L'uomo raramente sogna gli eventi nell'ordine in cui li sperimenta da sveglio. Di solito sogna due o più eventi separati nel tempo come fusi in un'unica impressione sensoriale. Oppure nei sogni riorganizza in modo così radicale le impressioni sensoriali della veglia che non le riconosce quando le incontra nel suo stato di veglia. Per esempio, una volta ho sognato che consegnavo nel mio appartamento un pacchetto per il ristorante. La padrona di casa mi diceva: «Non puoi lasciarlo lì». Dopodiché, il ragazzo dell'ascensore mi consegnava un paio di lettere. E nel momento in cui lo ringraziavo per la consegna, lui a sua volta mi ringraziava per la mia. A quel punto appariva l'altro ragazzo dell'ascensore, quello che fa il turno di notte, e agitava un saluto nella mia direzione. Il giorno seguente, quando uscii dal mio appartamento, presi un paio di lettere che mi erano state lasciate ai piedi della porta. Quando presi l'ascensore, ringraziai il ragazzo del turno di giorno per essersi occupato della mia posta, e lui mi ringraziò per la mia mancia. La sera, quando rincasai, sentii dire dal portiere a un fattorino che stava effettuando la consegna di un pacco: «Non puoi lasciarlo lì». Mentre stavo per dirigermi verso l'ascensore e salire al mio appartamento, fui attratto da un volto familiare dietro il vetro del ristorante e, come guardai, anche la padrona di casa mi riconobbe e accolse il mio sguardo con un sorriso. Più tardi, quella sera, accompagnai gli ospiti che avevo a cena all'ascensore e quando li salutai, salutai anche il ragazzo dell'ascensore del turno di notte, il quale mi ricambiò agitando un saluto nella mia direzione. Semplicemente riorganizzando alcune delle singole impressioni sensoriali che ero destinato a incontrare e fondendo due o più di esse in singole impressioni sensoriali, ho costruito un sogno che differiva, ma soltanto un po', dalla mia esperienza di veglia. Era semplicemente una riorganizzazione incontrollata e casuale delle impressioni della mia esperienza di veglia. Quando avremo imparato a controllare i movimenti della nostra attenzione nel mondo quadridimensionale, saremo in grado di creare coscientemente gli eventi nel mondo tridimensionale. Apprendiamo questa capacità di controllo attraverso l'azione dell'immaginazione, durante la quale possiamo mantenere concentrata la nostra attenzione senza sforzo. Perché l'attenzione senza sforzo è indispensabile per cambiare il futuro. Possiamo, nell'azione concentrata dell'immaginazione, nel nostro controllato e guidato sogno a occhi aperti, costruire consapevolmente un evento di cui desideriamo fare esperienza nel mondo tridimensionale. Le impressioni sensoriali che usiamo per costruire l'evento mentale sono realtà presenti distribuite nel tempo,
o nel mondo quadridimensionale. Sono tutte realtà presenti, in quanto sono tutte realtà potenziali. Non dimenticare quanto ho detto nel capitolo precedente. Per vedere il tuo sé quadridimensionale, dovrai vedere ogni sezione trasversale o momento della tua vita dalla nascita alla morte e vederli come coesistenti. La mia attenzione dovrebbe entrare e vedere istantaneamente tutta la gamma di impressioni sensoriali che hai avuto sulla Terra, più tutte quelle che avresti potuto avere. Più tutte quelle che avresti potuto avere. Nel mondo quadridimensionale, tutte le impressioni sensoriali sono presenti simultaneamente, sia quelle che si sono realizzate nel mondo tridimensionale, sia tutte le altre che avrebbero potuto realizzarsi. Nel mondo quadridimensionale, il tempo è come una pagina in cui le parole che sono distribuite in essa raccontano simultaneamente tutte le storie che ogni tipo di combinazione di quelle parole potrebbe raccontare. Con questo rispondo perciò alla domanda che ho posto poco fa. La realtà non è mai predeterminata. Non è mai definita precedentemente alla mia azione, alle mie scelte, poiché la realtà altro non è, in realtà, che un tutto simultaneo di potenzialità, un tutto simultaneo di potenziali impressioni sensoriali. Quello che perciò facciamo con l'azione mentale è scegliere, tra la vasta gamma di impressioni sensoriali, quelle che, disposte correttamente, conseguono all'aver realizzato il nostro desiderio. Con il sogno a occhi aperti, controllato, guidato e chiaramente definito, ci rilassiamo su una sedia e induciamo uno stato di coscienza simile al sonno. Uno stato che, pur confinante con il sonno, ci lascia in consapevole controllo dei movimenti della nostra attenzione. Quando abbiamo raggiunto questo stato, sperimentiamo nell'immaginazione ciò che incontreremmo nella realtà se questo evento mentale fosse un evento reale. Applicando questa tecnica per cambiare il futuro, è sempre importante ricordare che l'unica cosa che deve occupare la mente durante la costruzione dell'evento mentale è l'evento mentale stesso, l'azione che viene predeterminata dal compimento del nostro desiderio. Come il nostro sogno a occhi aperti, la creazione mentale, diventi realtà fisica non è una nostra preoccupazione. Il nostro riconoscimento e la nostra accettazione dell'evento mentale come realtà materiale stabilirà e definirà i mezzi per il suo compimento. Le basi per cambiare il futuro. Permettimi nuovamente di gettare le basi per cambiare il futuro, che non è niente di più che un sogno a occhi aperti controllato. 1. Definisci il tuo obiettivo. Decidi con chiarezza quello che vuoi. 2. Costruisci con l'immaginazione un evento che credi incontrerai a seguito della realizzazione del tuo desiderio. Qualcosa che sarà un'azione determinata dal tuo sé predominante. Un evento, in sintesi, che implica la realizzazione del tuo desiderio. 3. Immobilizza il corpo fisico e inducilo a uno stato di coscienza simile al sonno. Poi, mentalmente, percepisci te stesso, sentiti, immerso in prima persona nell'azione che stai creando, immaginando per tutto il tempo che tu stai realmente eseguendo la tua azione nel qui e ora, e che ciò che si sta verificando nella tua immaginazione è esattamente ciò che già stai realizzando nella carne per raggiungere il tuo obiettivo. L'esperienza mi ha convinto che questo è il modo perfetto per raggiungere ogni mio obiettivo. Tuttavia, i miei numerosi fallimenti mi condannerebbero se mi ritenessi convinto di aver completamente dominato i movimenti della mia attenzione. Tuttavia posso dire, con l'antico maestro San Paolo, una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio. 3. Potere dell'immaginazione. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:32.
Le persone in genere sostengono che un giudizio per essere vero deve essere conforme alla realtà esteriore a cui si riferisce. Ciò significa che se io, mentre sono in carcere, dico a me stesso che sono libero e riesco a credere di essere libero, è vero che io credo nella mia libertà, ma non ne consegue che sia realmente libero. Potrei restare vittima dell'illusione. Date le mie personali esperienze, però, sono giunto a credere a così tante cose strane che non ho proprio il motivo di dubitare della verità di cose che sono oltre la mia esperienza. Gli antichi maestri ci hanno avvertito di non giudicare sulla base delle apparenze, perché, ci hanno detto, la verità non deve essere conforme alla realtà esterna a cui si riferisce. Ci hanno ammonito di non desiderare il male contro un altro, non importa quanto reale diventi il male che immaginiamo di infliggere. Siamo perciò chiamati a negare l'evidenza dei nostri sensi e immaginare come vero ciò che è meglio per il nostro prossimo. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Per conoscere la verità del nostro prossimo, si deve immaginare che egli sia già ciò che desidera essere. Ogni idea che manteniamo in mente del nostro prossimo, che non sia questa, non lo renderà libero, e quindi non può essere la verità. Dal che deduco un insegnamento meraviglioso riguardo al prossimo. Non pensare mai dell'altro ciò che egli è adesso, ma ciò che potrebbe essere nel momento in cui esprimesse realmente se stesso. Questa idea, se mantenuta in mente, mi fa vedere nell'altro sempre il suo meglio e mi fa agire sempre in modo costruttivo, per il meglio. La scuola dell'immaginazione. Invece di imparare il mio mestiere nelle scuole in cui la frequenza di corsi e seminari è considerata un sostituto delle conoscenze autoacquisite, la mia scuola è stata dedicata quasi esclusivamente al potere dell'immaginazione. Mi sono seduto per ore immaginando me stesso essere altro da quello che la ragione e i miei sensi mi dicevano, fino a quando gli stati immaginati diventavano vividi come realtà, così vividi che cessarono di essere una parte della mia immaginazione e agirono come se fossero una realtà concreta. Con il potere dell'immaginazione, la mia fantasia ha guidato la ragione e i sensi, gli ha dettato il comportamento da tenere e i discorsi da fare identificandoli con il mio stato immaginato. L'immaginazione dell'uomo è l'uomo stesso, e il mondo che l'immaginazione vede è il mondo reale. Perciò è nostro dovere immaginare solo ciò che è positivo e costruttivo, e che porta bene al mondo. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Primo libro di Samuele 16:7. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Proverbi 23:7. Nella meditazione, quando il cervello cresce luminoso, trovo la mia immaginazione dotata del potere magnetico di attrarre a me tutto ciò che desidero. Il desiderio è il potere dell'immaginazione utilizzato per plasmare la mia vita nel modo in cui voglio plasmarla dentro di me. Per prima cosa desidero vedere una certa persona o una certa scena. Poi guardo come se stessi già realmente vedendo quello che voglio vedere. Così la condizione immaginata diventa una condizione reale. Desidero udire e poi ascolto come se stessi già realmente ascoltando quello che voglio udire. E la voce immaginata dice ciò che io le dico di dire. Potrei portare molti esempi per dimostrare le mie argomentazioni, per dimostrare che questi stati immaginati diventano realtà fisiche. Ma so che i miei esempi risveglieranno in tutti coloro che non hanno incontrato simili esperienze o che non sono inclini ai miei argomenti, una incredulità e uno scetticismo più che naturali. Tuttavia, l'esperienza mi ha convinto della verità dell'affermazione. Lui chiama le cose che non sono come se fossero. Romani 4:17. Poiché io, in intense meditazioni, ho chiamato cose che erano invisibili come se fossero state visibili. E non solo l'invisibile è diventato visibile, ma alla fine è diventato anche realtà fisica. Con questo metodo, prima desiderare, poi immaginare che stiamo già vivendo ciò che desideriamo di vivere,
siamo in grado di modellare il futuro in armonia con il nostro desiderio. Perciò seguiamo il consiglio del profeta e pensiamo solo il bello e il buono. Perché l'immaginazione agisce indifferentemente, sia che ciò che immaginiamo sia il bene, sia che ciò che immaginiamo sia il male. Da noi scaturiscono il bene e il male. Vedi, io oggi ho posto davanti a te la vita e il bene, e la morte e il male. Deuteronomio 30:15. Il desiderio e l'immaginazione sono la bacchetta del mago di una fiaba e plasmano da sé il mondo. Agiscono nel modo più efficace quando la mente è in uno stato affine al sonno. Nelle pagine precedenti ho definito con una certa cura e nel dettaglio il metodo che utilizzo per entrare nel mondo dimensionalmente più grande. Ora ti darò un'ulteriore formula per aprire la porta di questo mondo più grande. In un sogno, in una visione notturna, quando un sonno profondo cade sugli uomini, quando stanno assopiti sui loro letti, allora egli apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che dà loro. Giobbe 33:15-16. In sogno siamo di solito i servitori della nostra visione piuttosto che suoi padroni. Ma la fantasia interna del sogno può essere trasformata in realtà esterna. Nel sogno, come nella meditazione, scivoliamo da questo mondo in un mondo dimensionalmente più grande. Le forme che vediamo in sogno sono sostanziali realtà del mondo dimensionalmente più grande e possiamo afferrarle. Ho scoperto che se mi rendo conto di sognare, posso afferrare qualsiasi forma inanimata o fissa del sogno. Una sedia, un tavolo, una scala, un albero. E comandare a me stesso di svegliarmi. Al comando del risveglio, mentre afferro saldamente l'oggetto del sogno, mi sento tirato verso me stesso con la chiara, distinta sensazione di stare risvegliandomi dal sogno. Mi risveglio in un'altra sfera, continuando ad afferrare l'oggetto del mio sogno, per scoprire che non sono più il servitore della mia visione, ma il suo padrone, perché sono pienamente cosciente. Perché ho piena coscienza e pieno controllo dei movimenti della mia attenzione. È in questo pieno stato di coscienza, quando abbiamo il controllo della direzione del pensiero, che noi invochiamo le cose invisibili come se fossero visibili. È in questo stato che invochiamo le cose che desideriamo e assumiamo la sensazione di aver realizzato il nostro desiderio. A differenza del mondo di tre dimensioni, in cui vi è un intervallo tra la nostra idea e la sua realizzazione, nel mondo dimensionalmente più grande vi è la realizzazione immediata della nostra idea. La realtà esterna rispecchia immediatamente la nostra idea. Qui non c'è bisogno di aspettare 4 mesi per la vendemmia. Guardiamo ancora una volta ciò che immaginiamo di vedere. Ed eccolo lì, i campi sono già pronti per il raccolto. In questo mondo dimensionalmente più grande, non toccherà a voi combattere. Fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi. Cronache 20:17. E poiché quel mondo più grande lentamente attraversa il nostro mondo tridimensionale, dal potere dell'immaginazione possiamo plasmare il nostro mondo in armonia con il nostro desiderio. Guarda come se vedessi. Ascolta come se ascoltassi. Stendi la tua mano immaginaria come se toccassi, e i tuoi assunti si consolideranno in fatti. A coloro che credono che un vero giudizio deve essere conforme alla realtà esterna a cui si riferisce, tutto questo apparirà assurdo e perfino stupido. Ma io continuerò a predicare e a praticare la creazione, l'impianto e l'ancoraggio nella coscienza di ciò che desideriamo si realizzi. Se controllate e guidate nel modo che ti ho descritto, l'esperienza mi ha convinto che le creazioni mentali non conformi alla realtà esterna, che sono perciò chiamate immaginarie o le cose che non sono, arriveranno inequivocabilmente a ridurre al niente le cose che sono. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. Prima lettera ai Corinzi 1:28.
Non voglio scrivere un libro delle meraviglie, ma piuttosto far girare la mente dell'uomo intorno all'unica e sola realtà che gli antichi maestri adoravano come Dio. Tutto ciò che è stato detto di Dio era in realtà riferito alla coscienza dell'uomo. Ecco perché si può ben dire, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Prima Corinzi 1,31. Nessun uomo ha bisogno di aiuto per essere guidato nell'applicazione di questa legge della coscienza. Io sono è l'autodefinizione dell'assoluto, la radice da cui tutto fiorisce. Io sono la vite. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Vangelo di Giovanni 15,1. Qual è la tua risposta alla domanda eterna? Chi sono io? La tua risposta determina il ruolo che rivestirai nel palcoscenico della vita. La tua risposta, che altro non è che la tua idea di te stesso, necessita di non essere conforme alla tua attuale realtà esterna a cui si riferisce. Per il semplice motivo che se si limitasse a essere ciò che già è, tu non potresti mai crescere. Non potresti mai evolvere, avanzare, esprimere ciò che tu veramente sei. Questa grandiosa verità è rivelata nell'affermazione che il debole dica «Io sono forte» Gioele 3,10. Volgi lo sguardo indietro ai buoni propositi che hai fatto a te stesso negli anni passati. Per un po' di tempo vivevano, poi morivano. Perché? Perché erano separati dalla loro radice. Assumi di essere già ciò che desideri essere. Vivi nell'immaginazione ciò che vivresti nella carne quando avessi già realizzato il tuo desiderio. Qualora tu già fossi ciò che immagini di essere, rimani fedele al tuo assunto, alla tua creazione mentale, in modo da plasmare il te stesso reale sul te stesso ideale. Le cose non hanno vita se sono separate dalle loro radici, e la nostra coscienza, il nostro io sono, è la radice di tutto ciò che nasce nel nostro mondo. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Giovanni 8,24. Il che significa che non credo di essere già ciò che desidero essere. Allora rimango quello che sono ora e muoio nella mia corrente idea di me stesso. Non vi è alcun potere, al di fuori della coscienza dell'uomo, per far risorgere e rendere vivo ciò che l'uomo desidera vivere. Colui che è abituato a richiamare a piacimento qualunque immagine voglia, sarà, in virtù del potere della sua immaginazione, padrone del suo destino. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Giovanni 11,25. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Nessuno da cambiare, tranne noi stessi. Per loro io consacro me stesso, affinché siano anch'essi consacrati nella verità. Giovanni 8,32. L'ideale che serviamo e ci sforziamo di raggiungere non potrebbe mai svilupparsi in noi se non fosse potenzialmente parte della nostra natura. Una volta meditavo sul tema «la condizione perfetta», e mi chiedevo che cosa sarei se fossi di occhi così puri da vedere le cose nella loro perfetta purezza, da essere completamente senza peccato. Quando entrai in questa condizione, mi sentii sollevato oltre il buio ambiente dei sensi. Così intensa era la sensazione che provavo, che mi sentii un essere di fuoco che abitava in un corpo d'aria. Con l'esaltazione di colui che aveva vinto la morte, sentivo voci come da un coro cantare «È risorto, è risorto, è risorto, è risorto» e intuitivamente sapevo che si riferivano a me. Poi mi sembrò di camminare nella notte. Mi ritrovai presto in una scena che avrebbe potuto essere l'antica piscina di Bezzaità,
il luogo in cui nel Vangelo di Giovanni avviene il miracolo della guarigione del paralitico da parte di Gesù. Si trovava infatti in questo luogo una grande moltitudine di gente inferma, ciechi, storpi, anziani malati. Essi non attendevano l'agitarsi dell'acqua come per tradizione accade, ma attendevano me. Quando li sfioravo, senza alcuno sforzo da parte mia, venivano letteralmente rimodellati, come se fossero ripassati dalle mani del mago della bellezza. Occhi, mani, gambe, ogni loro parte del corpo veniva ridisegnata da qualche forza invisibile e rimodellata in armonia con quella perfezione che sentivo sgorgare da dentro di me. Quando tutti furono resi perfetti, il coro esultante cantò: «Ora è finito!» Poi la scena si dissolse e mi svegliai. So che questa visione è il risultato della mia intensa meditazione sull'idea di perfezione, delle mie costanti meditazioni in unione con lo stato contemplato. Ero stato così completamente assorbito dallo stato contemplato che per un lasso di tempo ero diventato quello che contemplavo. E l'alto proposito che mi ero posto come obiettivo mi aveva identificato con quel proposito e modellato la mia visione in armonia con la mia natura profonda. L'ideale con cui siamo uniti agisce per risvegliare le condizioni per mettere in scena uno spettacolo in linea con l'idea centrale. Le mie esperienze mistiche mi hanno convinto che non c'è altro modo per realizzare la perfezione esteriore che la trasformazione di noi stessi. Appena riusciremo a trasformare noi stessi, il mondo si scioglierà magicamente sotto gli occhi e si rimodellerà in armonia con ciò che la nostra trasformazione manifesta. Nell'economia divina nulla viene perduto. Non possiamo perdere nulla quando discendiamo dalla sfera in cui le cose hanno la loro naturale vita. Noi modelliamo il mondo che ci circonda dall'intensità della nostra immaginazione e della nostra emozione. E illuminiamo o oscuriamo le nostre vite dalle idee che formiamo di noi stessi e che tratteniamo in noi stessi. Niente è più importante per noi che la nostra concezione di noi stessi. Coloro che ci aiutano o ci ostacolano, che ce ne rendiamo conto oppure no, che lo accettiamo oppure no, sono i servitori di quella legge che dà forma alle circostanze esterne in armonia con la nostra natura interiore. È la nostra concezione di noi stessi che ci libera o ci tiene imprigionati, anche se utilizzerà agenti esterni come strumento per raggiungere il suo scopo. Poiché la vita plasma il mondo esterno in modo da riflettere l'organizzazione interna della nostra mente, non c'è alcun altro modo di realizzare nella realtà esterna la perfezione che cerchiamo che la trasformazione di noi stessi. Nessun aiuto viene dal di fuori. Le colline su cui alzare i nostri occhi sono quelle del nostro paesaggio interiore. Dobbiamo perciò volgerci verso l'unica realtà, l'unico fondamento su cui tutti i fenomeni possono essere spiegati. Possiamo contare sulla giustizia di questa legge. Possiamo essere certi che essa ci darà soltanto ciò che appartiene alla natura di noi stessi. Cercare di cambiare il mondo prima di cambiare noi stessi significa lottare contro la natura delle cose. Non ci può essere nessun cambiamento esterno fino a quando non c'è prima un cambiamento interiore. Com'è dentro, così è fuori. Tutto quello che facciamo, se non è accompagnato da un cambiamento di pensiero, non è altro che un inutile riaggiustamento della superficie. Per quanto fatichiamo o lottiamo, non possiamo ricevere più di ciò che i nostri assunti affermano. Protestare contro ciò che ci accade significa protestare contro la legge del nostro stesso essere e contro la nostra sovranità sul nostro proprio destino. Le circostanze della nostra vita sono troppo strettamente legate alla nostra concezione di noi stessi per non essere state formate dal nostro spirito in un qualche grande magazzino dimensionalmente più grande del nostro essere. Se c'è dolore nei fatti della nostra vita, dovremmo guardare dentro di noi per cercarne la causa, perché ogni nostra azione dipende dalla concezione che abbiamo di noi stessi ed è sempre coerente e conseguente alla concezione che abbiamo di noi stessi. La meditazione intensa
porta a una unione con lo stato contemplato. E durante questa unione si hanno visioni, esperienze e comportamenti in linea con il nostro cambiamento di coscienza. Ciò ci dimostra che una trasformazione della coscienza si tradurrà in un cambiamento di ambiente e di comportamento. Tutte le guerre dimostrano che le emozioni violente sono estremamente potenti nel far precipitare gli stati mentali. Ogni grande conflitto è stato sempre seguito da un'epoca dominata dal materialismo e dall'avidità, in cui gli ideali per i quali il conflitto era stato apparentemente scatenato venivano cancellati. Ciò è inevitabile, perché la guerra evoca odio, il quale spinge a una discesa nella coscienza dal piano dell'ideale al piano in cui il conflitto diventa reale. Se ci risvegliassimo emozionalmente e ci elevassimo al piano dei nostri ideali, allo stesso modo in cui oggi degradiamo da esso a causa delle nostre avversioni, risentimenti e negatività, ascenderemmo al piano ideale con la stessa facilità con cui oggi degradiamo al livello delle nostre avversioni e dei nostri risentimenti. Amore e odio hanno un magico potere di trasformazione. E noi scegliamo di esercitare o l'uno o l'altro, come specchio di ciò che contempliamo, dell'idea che abbiamo di noi stessi. Con l'intensità dell'odio, noi creiamo in noi stessi il carattere che immaginiamo nei nostri nemici. Ogni aspetto del nostro carattere muore se distogliamo la nostra attenzione da esso. Perciò gli aspetti negativi o non desiderabili potrebbero essere facilmente strofinati via, semplicemente immaginando bellezza invece della cenere e gioia invece del lutto. Invece che odiando, provando risentimento e attaccando la condizione da cui vorremmo essere liberi. Per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Isaia, capitolo 61, versetto 3. Tutte le cose belle e onorevoli, pensatele nei vostri pensieri, perché noi sempre diventiamo ciò che rispecchiamo. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 8. Non c'è nulla e nessuno da cambiare, eccetto noi stessi, il nostro concetto di noi stessi. Non appena riusciremo a trasformare il nostro sé, il nostro mondo si dissolverà e si rimodellerà in armonia con ciò che il nostro cambiamento afferma.